Ciao, buongiorno. Napoli, 5 giugno, ore 10. Fa abbastanza caldo. Ora ti faccio questo video per mostrarti come le nostre percezioni possono ingannarci, in effetti, rispetto ai condizionatori. Questo succede anche per quelli di casa, però in questo caso faccio un breve video per parlarti della tua auto e come puoi fare una prova per capire se il tuo condizionatore della tua auto funziona. Mi è capitato domenica scorsa di andare a mare con degli amici, partita autoradio, e in effetti nel traffico del ritorno, chiusi dentro, ho acceso l'aria condizionata e sembrava fosse non fosse fredda, in effetti, quindi abbiamo pensato subito di fare una ricarica, cosa che farò a breve, comunque un controllo ti farò anche vedere come fare. Però in questo caso, con molta semplicità, ti spiego come provare se effettivamente la tua macchina, se la tua automobile funziona. Allora, partiamo da... Ecco qui, sono parcheggiato all'ombra. Questa è una sonda che puoi trovare, anzi lascio il link per acquistarle su Amazon, sono molto comode, le puoi utilizzare anche per il condizionatore di casa. Sono sonde che utilizzo io per vedere la temperatura delle tubazioni o dell'aria in uscita. Ecco, questa è la temperatura ambiente nella mia auto, 36,7. Fuori più o meno siamo lì, diciamo, oggi fa un bel po' di caldo. Ora, come possiamo fare questa prova? Quindi, prendiamo la sondina e la mettiamo in uno degli ariatori dell'auto, la inseriamo dentro, attenzione che si può incastrare, quindi non c'è bisogno di inserirla troppo dentro, ok? Poi accendiamo l'auto, mettiamola in moto, eccoci qua, prendiamo la radio. Io propongo di mettere ventilazione alla metà della potenza e regolare al minimo della temperatura. Questo per in fase di test, chiaramente. Ecco, mettiamola così, a metà. Poi mettiamo a circuito chiuso l'aria e mettiamola frontale, sempre per testare. In questo momento stiamo testando il reale funzionamento della nostra aria condizionata, che, ripeto, sembrava scarica e invece ti faccio vedere che non è così. Questo purtroppo succederà anche all'altra auto. Nel frattempo è già scesa la temperatura, guarda, sto parcheggiato, sto fermo con 36 gradi di partenza in auto. Questo qui è solo il lettore, la sonda in realtà è questa qui che abbiamo messo qua dentro. Comunque, questo è il lettore, mettiamocelo qui, proviamo a vedere se si legge bene. No, qui non si legge, lo metto giù, eccolo qua. Già siamo a 10 gradi e mezzo e tende a scendere. Chiaramente, quando siamo in movimento con l'auto, diciamo, potrebbe perdere un pochettino di efficienza, ma poco, perché comunque sappiamo che quando è accesa l'auto col condizionatore perde qualche un po' di cavalli, diciamo, un po' di potenza, specialmente nei bassi regimi. Però può perdere un grado, ma non di più. Vediamo che adesso sta scendendo e chiaramente più tempo passa e più la temperatura migliorerà. Perché? Perché adesso sta pescando i 36 gradi della nostra auto e già sta scendendo. Nel tempo quei 36 gradi non saranno più 36, ma inizieranno a scendere fino ad arrivare anche a un 25 gradi, 22 gradi, e quindi lavorerà, raffredderà ancora meglio, perché entrerà aria già più fresca. Quindi, cosa ho voluto dimostrarti? Prima cosa, come fare un controllo, perché a volte andiamo dal nostro ricaricarista di fiducia, non si dice così, comunque quello che si occupa delle ricariche dell'auto, e gli diciamo: guarda, secondo me va ricaricata. Lui giustamente fa un controllo, ti aggiunge un pochino di gas, ma a volte non ce n'è neanche bisogno. Quindi, prima di fare ciò, facciamo un controllo del genere. Questa è la temperatura in tempo reale, ti faccio vedere. Tolgo la sonda da dentro, sono un po' incastrato, aspetta un attimo, nel frattempo giriamo un po' e lo tiriamo via piano piano, eccolo qua. Allora,
6 gradi e 3, adesso lo metto sul sellino passeggeri e vediamo che inizia a salire la temperatura, perché legge la temperatura interna dell'auto. Vediamo, quindi in uscita abbiamo detto che siamo sui 7 gradi in uscita dai bocchettoni, nell'abitacolo sarà molto più alta e chiaramente ci mette tempo per poter scendere la temperatura, perché quell'ariatore deve immettere aria fresca e fredda in tutta l'auto, che ha un bel volume. Questo è un SUV, una Nissan, e specialmente quando abbiamo 4 persone all'interno, comunque ogni essere umano produce calore, è tutto più complicato. Questo non vuol dire che manca il gas, ma diciamo che l'auto ha bisogno dei suoi tempi per raffrescarsi. Poi c'è anche il sole che ci batte sui vetri da fuori, che ci arriva addosso e ci dà una percezione ancora più di calore, e quindi ce la prendiamo con la nostra auto. E questo succede anche a casa, molto spesso mi chiamano dei clienti: il mio condizionatore non raffredda bene. Il problema è che li trovo che mettono il condizionatore a 25 gradi, 26 gradi, il climatizzatore inverter, tutti i moderni sono inverter, arriva più o meno a quella temperatura e inizia ad abbassare la velocità per tenere costante 26 gradi e ti toglie l'umido dall'aria. Questa cosa viene percepita comunque come calore, perché per sentire freddo dovremmo tenerlo addosso l'oggetto, oppure dovremmo abbassare molto la temperatura. Quindi a volte basterebbe aumentare un po' la ventilazione e al limite abbassare da 25 a 22 gradi e già iniziamo a sentire. Comunque parliamo di percezione, ecco, questo è il... Adesso l'auto è arrivata a circa 25 gradi, c'è il getto comunque qui che sta buttando aria fredda, e quindi questo è... Proviamo a rimetterlo, vediamo un po' che succede. Con una mano mi è tutto più complicato. Quindi un semplice controllo del genere, tipo, chiaramente io sto fermo, l'auto è al minimo, sto parcheggiato all'ombra per la verità, e come vedi subito inizia a scendere un'altra volta. Spero che questo video ti sia stato utile come sempre, se hai domande scrivimi e ti rispondo velocemente. Ciao, alla prossima! Ti consiglio di visitare il mio sito internet www.mocaclima.com, perché ci sono varie sezioni molto interessanti. La sezione fai da te, che ti sto mostrando, che ti spiega, ecco, anche in questo caso la magnetite, lo scambiatore primario, eccetera. Ci sono un sacco di argomenti molto molto interessanti. Poi ci sono i codici di errori per tutte le caldaie, codici di errori per tutti i condizionatori e anche tutti i manuali d'uso delle caldaie. Naturalmente questo sito è continuamente aggiornato, quindi migliora ogni giorno. Quindi dagli un'occhiata, che ti potrebbe essere molto utile.